Il duca di Sussex scrive che alla fine ha avuto un colloquio al cardiopalma con la regina che ha dato la notizia. Il nuovo libro di memorie bomba del principe Harry, Spare, è finalmente arrivato sugli scaffali nel Regno Unito martedì 10 gennaio, dopo giorni di polemiche, mentre le accuse contro personaggi del calibro del principe William e della regina Camilla hanno fatto notizia. Con cruda, risoluta onestà, il duca di Sussex dà un'idea della sua vita, compresi i momenti più strazianti come quando gli è stato detto della morte di suo nonno, la persona che ha detto ha avuto un ruolo vitale nella sua stessa esistenza. All'inizio del libro di memorie, scritto con l'aiuto del ghostwriter Junior Moringer, Harry ricorda di essere tornato ai giardini di Frogmore, a mezzo miglio dal castello di Windsor, dopo il funerale del principe Filippo il 17 aprile 2021. Il 9 aprile di quell'anno, il consorte più longevo morì all'età di 99 anni, appena due mesi prima di diventare centurione. Il principe Harry ha raccontato di come era tornato in quella che una volta sarebbe stata la sua casa per sempre 15 mesi dopo che lui e Meghan Markle avevano annunciato che si sarebbero ritirati dai loro ruoli di reali senior. Nei giorni precedenti il funerale, il 38enne ha raccontato di essersi svegliato dopo aver ricevuto 32 chiamate perse prima di avere un breve colloquio da batticuore con sua nonna, la regina Elisabetta II. Harry scrive che Granny aveva semplicemente detto al telefono: Harry, nonno se n'è andato. In piedi sui giardini di Frogmore, in attesa della sua famiglia, il duca di Sussex pensava a Philip mentre le raffiche di vento gli ricordavano il suo comportamento invernale e il suo gelido senso dell'umorismo. Un esempio dell'arguzia di Philip che Harry ricorda con affetto è stata la sua reazione alla sua barba che aveva causato preoccupazione in famiglia e controversia sulla stampa. Quando un amico aveva chiesto al duca di Edimburgo la sua opinione sui peli facciali di Harry, Philip aveva preso in giro Harry per non averne abbastanza, rimproverando quella non è una barba con un ghigno diabolico sul volto.